Si chiama Fanum Fortunae Fano, la nuova guida turistica presentata questa mattina all'interno della Mediateca Montanari. Il libro, già pronto, sarà disponibile per i cittadini, ma soprattutto per i turisti, in tutte le librerie, edicole, punti yacht e negozi della città che ne faranno ordine. Inoltre sarà a disposizione anche sulle piattaforme di ebook online. È una guida che presenta la nostra città in modo veramente unico e stupendo, partendo da una città che affonda le sue radici nella storia ma che è proiettata verso il futuro, creando un cammino, un itinerario verso il centro storico, parlando delle nostre radici, quindi partendo dalla nostra storia romana per andare su quella malatestiana e raccontando tutti i documenti che compongono questa storia, quindi parlando sia di Vitruvio che dei codici malatestiani, continuando con il racconto delle città d'arte, continuando con i grandi eventi della città che parlano di storia, che parlano di musica, che parlano di letteratura, ovviamente partendo da quel nostro forte DNA che è il carnevale. La guida parla di Fano e del rapporto con il nostro territorio, partendo con il rapporto con le due grandi città, quindi Pesaro e Urbino, ma parlando anche delle vallate del Metauro e del Cesano, in questa collaborazione, rapporto che si è aperto da 2 anni a questa parte con i 15 comuni dell'entroterra. Quindi è veramente una guida che dà la possibilità a chi ne entra in possesso viaggiare, passeggiare nella nostra città, conoscendo tutto ciò che è contenuto all'interno dei principali monumenti e cercando di far portare a casa ai turisti tutte quelle suggestioni che servono per capire chi siamo, cos'è la città di Fano e capire bene le nostre bellezze. Per questo devo ringraziare ovviamente la casa editrice Bonecchi che ha voluto realizzare questa guida su nostra richiesta. Ringrazio il Centro Studi Vitruviani e il Centro Studi Malatestiani perché insieme a noi hanno collaborato per la redazione di un documento che è veramente unico e che riporta tutto della città. Un capitolo è dedicato anche alla nostra marineria perché come abbiamo definito con il piano strategico riteniamo che anche la marineria sia una forte tradizione da raccontare e che possa essere veramente attrattivo per la città.